Ci troviamo nel cuore del centro storico di Assemini, uno dei centri più importanti dell'Interland di Cagliari. La cittadina sorge nel Basso Campidano, a nord dello stagno di Santa Gilla, in un territorio erorato da vari corsi d'acqua: il rio Cigerri, il Flumini Mannu e il rio Sanugedda. Assemini è il paese dell'arte ceramica per l'eccellenza. Nella zona del comune in cui ci troviamo oggi, a pochi passi dalla chiesa di San Pietro, sorge la chiesa di San Giovanni, una delle chiese più antiche della Sardegna, dedicata a San Giovanni Battista. San Giovanni Battista è ricorrenza particolarmente sentita in Sardegna. Sono conosciuti in tutta l'isola una serie di riti e usanze collegate al santo cugino di Gesù. La prima documentazione storica di Assemini è dalla chiesa di San Giovanni e risalente all'inizio del XII secolo, quando la Sardegna si trova in mano allo Stato Pontificio, esattamente il pontefice Callisto VII. La prima documentazione riferisce che il giudice di credito Vittorio II donò alla cattedrale di San Lorenzo di Genova 5 domicilias, tra cui in Assemini, in segno di ringraziamento per aver pattugliato le cose claritane minacciate dal musulmano. La seconda, confermata anche da altri documenti scritti in latino, afferma che la chiesa di San Giovanni viene donata dal giudice Torquitorio II alla cattedrale di San Lorenzo di Genova con la Donnicalia di Arsemine, con molte terre, boschi, pascoli, servi e bestie, tutti i suoi abitanti con la moglie e tutti i figli e le figlie. Segue l'elenco dei nomi di tutti gli abitanti: Costantino con la moglie e tutti i suoi figli e figlie, Elena Corbo con tutti i suoi figli e figlie, Orzocco Cardia con la moglie e tutti i suoi figli e figlie, Simone, Torquitorio, Zeuglo con tutti i suoi figli e figlie, Pietro figlio di Costantino, Disu fratello di Turbulino con tutti i suoi figli e figlie. San Giovanni rimase in possesso della cattedrale di Genova sino alla fine del XIII secolo, quando passò nuovamente alla mensa arcivescovile di Cagliari. La chiesa, risalente all'epoca greco-bizantina, presenta una forma a croce greca inscritta in un quadrato di 10 metri per lato, con absidea che la rende l'unica di questo tipo in tutta la Sardegna. All'incrocio dei bracci, voltati a botte, quattro robusti pilastri sagomati a L reggono la cupola entro un tiburio. La facciata, di schietta semplicità ed eleganza, alta circa 5 metri, è sovrastata da un piccolo campanile a vela che sormonta l'unico accesso alla chiesa. Le murature sono in pietre calcaree, scoperte agli angoli e sono sbozzate in molti tratti dei muri perimetrali, mentre le volte sono realizzate con maggiore accuratezza. Ai lati dei bracci della croce si trovano quattro ambienti di 3 metri di lato, sulla cui origine si danno due ipotesi. La prima le ritiene costruite in un secondo tempo, dunque la chiesa sarebbe nata a croce libera. La seconda fa risalire la pianta croce scritta all'impianto originario. Nonostante la semplicità e le piccole dimensioni, la chiesa in alcuni periodi storici doveva aver rivestito un ruolo molto importante. Al suo interno, infatti, sono custodite delle iscrizioni in lingua greca. Oggi rimangono solo alcune parole, in quanto a seguito di lavori di restauro del 1919, il resto andò perduto. Dall'epoca parole rimaste è possibile datare la chiesa all'VIII secolo. In un'iscrizione si parla del giudice Torquitorio Torquitorio, sovrano di Calari, che secondo alcune fonti potrebbe essere stato inumato all'interno della chiesa stessa. Signore, soccorri il tuo servo Torquitorio, arconte di Sardegna, e la tua serva Geti. Getocetite era la moglie dell'arconte Torquitorio. Il titolo di arconte era la carica affidata dall'autorità bizantina al governatore, un vassallo della corte di Bisanzio al quale erano conferiti poteri supremi e grande autonomia. Una terza epigrafe in greco antico, più piccola delle precedenti, dice: Signore, soccorri il servo tuo. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, io, Nisbella, figlia di Ocote, ho costruito il tempio dei vescovi ed apostoli Pietro e Paolo, di Giovanni Battista e della Vergine Martire Barbara, perché con l'aiuto della loro preghiera il Signore Dio mi conceda il perdono per i miei peccati e la salute eterna. Questa iscrizione era incisa su un architrave marmoreo che nel IX secolo costituiva il gradino d'ingresso della vicina chiesa parrocchiale San Pietro, ed è per questo che essa appare profondamente levigata,
Secondo alcuni storiografi si tratterebbe di un armamento architettonico proveniente da una chiesa più antica. Durante una breve occupazione araba, attorno all'anno 1000, la chiesa bizantina venne trasformata in moschea. Mughaib ibn Abn Allah al-Amini, chiamato dai sardi Museto, organizzò una flotta che arrivò in Sardegna. Lo sbarco avvenne a Cagliari e risultò disastroso per i sardi. I uomini di Museto si spinsero all'interno e stabilendo una base da Semini. E in quell'occasione trasformarono la chiesa bizantina di San Giovanni in moschea e occuparono una zona del Campidano. Nei pressi dei Monti Sette Fratelli, in territorio di Quartucciu, vicino all'attuale parco di giochi acquatici di Iverland, Museto restaurò un complesso termale romano e costruì una fortezza attorno col relativo villaggio. I resti delle terme sono ancora visibili, solo grazie al Papa Benedetto VIII, che chiamò le repubbliche marinare di Pisa e Genova in aiuto al giudicato di Cagliari, si riuscì a sconfiggerlo, ma ci vollero 16 anni. E forse di più. Scacciati nuovamente gli arabi, la chiesa di San Giovanni torna a essere una chiesa. Si dice che sulla sommità della cupoletta, al centro della chiesa croce greca, inscritta su un edificio quadrato, c'è la piccola scultura della mezzaluna islamica, demolita dopo la cacciata di Museto. Da notare che gli arabi in Sardegna non hanno fatto solo devastazioni. Alcuni di questi si stabilirono nell'isola dando un apporto artistico straordinario durante la costruzione delle successive chiese romaniche. Oggi sono noti come Mestrense e Modejar, che troviamo in edifici quali San Pietro di Sorres a Burruta, Santa Maria di Uta, San Pantaleo di Donia Nova e tante altre.